Una turbina è una macchina che converte l'energia cinetica di un fluido, ad esempio acqua o vapore acqueo, e la trasforma in energia meccanica di rotazione. Le turbine a vapore sono utilizzate in moltissime centrali, come le termoelettriche, le nucleari e le geotermiche. Mentre le turbine idrauliche vengono utilizzate nelle centrali idroelettriche. Queste turbine rappresentano l'evoluzione delle ruote idrauliche. Le turbine idrauliche sono generalmente costituite da un organo fisso, il distributore, e da un organo mobile, la girante. Il distributore dà la direzione alla portata, che poi arriva alla girante, regolando il flusso del liquido. Le turbine idrauliche più diffuse sono di tre tipologie: Pelton, Francis o Kaplan. La turbina Pelton è adatta per grandi salti, ma piccole portate d'acqua. La turbina Kaplan è adatta a piccoli salti, ma grandissime portate d'acqua. Per tutte le condizioni intermedie, la turbina più adatta è quella Francis, che infatti è quella più largamente utilizzata. Nella turbina Pelton, l'acqua arriva alla girante attraverso una condotta forzata e un distributore. Gli ugelli consentono la regolazione della portata. La girante è munita di pale a forma di doppio cucchiaio, in modo da dividere in due parti il getto d'acqua che le investe. Nella turbina Kaplan, la girante ha la forma di una grande elica. Le pale sono regolabili per ottenere sempre il massimo rendimento, anche con cadute e portate variabili. Nella turbina Francis, dalla condotta forzata, l'acqua arriva al distributore attraverso una camera a spirale, di sezione man mano sempre più piccola. Il distributore è formato da una serie di pale fisse disposte lungo una circonferenza. Queste pale sono orientabili in modo da poter regolare la portata d'acqua che colpirà le pale della girante.